Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sul MES, nuova tensione tra Conte e Zingaretti, poi la tregua con la richiesta di un patto per il fine legislatura. Telefonata intercorsa tra i due, anche Renzi preme per il MES. Il Premier poi Conte alla fine attenua i toni, cioè bene, ne parleremo. E propone il tavolo sul programma. Vediamo che cosa è successo. Giuseppe Conte lunedì sera parla agli italiani, domenica sera parla agli italiani e sul MES le sue parole sono estremamente chiare. È un no al MES. Prima di tutto dice il MES è un prestito. Il MES è un prestito e qui in quanto prestito poi i soldi vanno restituiti e per restituirli dobbiamo mettere delle tasse. Poi aggiunge il MES comunque non è poi così conveniente se si risparmiano 200 milioni di euro. I nostri titoli sono allo 0,9 decennali mentre il MES l'interesse è allo 0,8, quindi c'è uno 0,1 di differenza. Poca cosa, il rischio è alto, dice. Il rischio è alto perché nessun paese lo ha preso questi soldi dal MES. Un motivo ci sarà, i problemi possono arrivare dopo. E quindi è chiaro Conte nel dire quali sono i problemi di questo MES, dicendo non è mica la panacea, è un prestito, ma noi possiamo prendere quei soldi da un'altra parte. In effetti, questo è quello che dice, viene accusato di essere dalla parte dei 5 Stelle, di qua, di là. Infatti Conte proprio in questa comunicazione parla di un qualcosa, dice qui diventa un qualcosa di ideologico. Cosa vuol dire? Sì, così vinco io, tu dici no, per vinci tu. Allora è una questione solo di presa di posizione. Attenzione, una presa di posizione. Io realmente non capisco né Zingaretti né Renzi il perché siano ostinati a chiedere questi soldi in prestito quando possono prendere i soldi in prestito emettendo titoli di Stato con una differenza minima perché lo spread è basso e quindi non c'è tutto questo, non c'è tutta questa convenienza e quindi rimane solo un'unica spiegazione, visto che Salvini e Meloni dicono di no, allora noi diciamo di sì e dobbiamo vincere noi. Questa è l'unica squallida e tristissima spiegazione, quella che anche Conte ha detto durante la conferenza stampa. È solo un qualcosa di ideologico. Poi alla fine della giornata, visto che Nicola Zingaretti si è offeso dicendo ma non si può, liquidare con una battuta in conferenza stampa un tema così importante. In realtà, Giuseppe Conte non ha fatto una battuta, ma ha motivato in maniera sintetica tutti i punti per i quali il MES non va bene e sono assolutamente condivisibili dalla Lega, da Fratelli d'Italia e da me. Necessario confronto nelle sedi opportune per arrivare a un patto. Di legislatura, questo è poi una sorta di schiarita alla fine del pomeriggio di lunedì. Quindi necessario un confronto nelle sedi opportune per arrivare a un patto di legislatura. E così Nicola Zingaretti accetta in qualche modo una sorta di tregua, dicendo che finalmente si discute di patto di legislatura. Quindi patto di legislatura cosa vuol dire? Che il PD adesso vuole due punti, il cambio della legge elettorale e il MES. Sono due prese di posizione, in realtà non gliene frega niente a Zingaretti, né del MES né del cambio di legge elettorale. Il cambio di legge elettorale gli serve per dei suoi fini, che abbiamo parlato mille volte, no? Può essere, naturalmente serve per far fuori Renzi e Calenda, nel caso dovesse andare a buon fine, lui con la nuova legge elettorale ha fatto fuori questi due partiti più gli altri, alzando la soglia di sbarramento al 5%. Se invece non è quello il fine di Zingaretti, allora è quello di far cadere il governo per mano di Renzi, che non potendo accettare l'innalzamento della soglia al
al 5%, perché sennò lui sarebbe tagliato fuori dalla legislatura, dal governo, dal Parlamento, dal Senato nella prossima tornata elettorale. Allora sarebbe Renzi a far cadere il governo. Quindi il cambio della legge elettorale per Zingaretti è solo una questione di opportunismo suo, non gliene frega niente della legge elettorale in sé, niente, anche perché la legge elettorale che c'è adesso è stata proposta dal PD. Mentre appunto questa è la realtà, mentre l'altra cosa, il MES, è solo una questione ideologica, è solo un cercare di vendicarsi verso Salvini e Meloni per dire l'opposto di quello che dice la maggior parte del centrodestra. È tutto lì. Lo sa perfettamente anche Zingaretti che non conviene prendere il MES, lo sa perfettamente, come lo sa Renzi. Ma gli serve da sbandierare al proprio elettorato. Ormai il MES è diventato qualcosa di ideologico. Il centro-sinistra lo vuole, il centro-destra no. Tutto lì. Poi sulla spiegazione e sul merito non gliene frega niente a nessuno. L'importante è vincere, e vincere sull'altro avversario. Intanto poi c'è la telefonata di chiarimento tra Zingaretti e Conte. Alla fine su questo MES, su cui la maggioranza è divisa, si arriva a un punto di incontro. E anche sono state proprio le parole di bocciatura di Conte che avevano fatto perdere la pazienza a Zingaretti. Quindi parole poi criticate in modo forte sia dal PD che da Italia Viva. Non si può liquidare con una battuta in conferenza stampa e non fatemi aggiungere altro. È stata la prima reazione di Zingaretti, convinto che Conte farebbe meglio a scommettere sulla solidarietà di tutte le forze politiche della maggioranza, evitando polemiche politiche. In realtà Conte non ha fatto nessuna polemica politica, ha semplicemente detto il perché il MES non bisogna prenderlo, come tutti gli altri stati non lo hanno preso. Ecco. Ma quando poi Conte nel pomeriggio dice che verrà presa una decisione unanime che darà nuova linfa all'azione di governo, le acque si calmano, anche Renzi si calma. Ma la ricomposizione non è stata facile. Venga in Parlamento, invocano in mattinata i capogruppo Graziano Del Rio e Andrea Marcucci, mentre anche Ettore Rosato di Italia Viva di Renzi definisce Conte la sua posizione banale e populista e anche piena di strafalcioni tecnici. In realtà non c'era nessuno strafalcione tecnico, non era né banale e neanche populista, era semplicemente lo stesso che hanno pensato tutti gli altri capi di Stato, cioè capi di governo degli altri paesi europei. E così, intanto Roberto Gualtieri prende un po' le difese di Conte, dice: comunque questo MES ci fa risparmiare non più di 300 milioni, fa una sponda a Conte, mentre Di Battista esulta e elogia Conte, no? Proprio per aver negato il MES. E così, sul tavolo c'è il patto di legislatura, un momento di confronto con i nuovi vertici, dopo i nuovi vertici del Movimento 5 Stelle. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.